A Torre del Greco, i cittadini ribadiscono la mancanza di controlli sul territorio per il contenimento del contagio. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico della città per raccogliere i commenti e le reazioni riguardo la nuova ordinanza del governatore De Luca. Sicuramente i tempi non sono semplici né facili da affrontare, quindi se questa ordinanza può essere d'aiuto, io penso che sia giusto rispettarla. Solo con la collaborazione di tutti quanti possiamo superare questo momento così complicato, così complesso. E per quanto riguarda la gestione del mondo della scuola, cosa ne pensa dell'operato del governatore? Guardi, la scuola di per sé è un luogo sicuro, ma l'ingresso e l'uscita sicuramente rappresentano un punto di aggregazione, perché tra i genitori e gli alunni è lì che si concentra maggiore affollamento, quindi è senza dubbio pericoloso questa attesa, per cui io penso che in questo momento sia stato giusto chiudere, in questo momento. Però mi auguro che, superato questa emergenza così grave, si possa riaprire, perché sicuramente la DAD non può assicurare un rapporto sereno con gli alunni. Io sono un insegnante e quindi posso dire che è molto faticoso sia lavorare a distanza, perché i ragazzi non riescono ad entrare in un clima sereno di lavoro, quindi per noi è un grande sacrificio, però allo stesso tempo mi rendo conto del pericolo della malattia, quindi è un'emergenza su tutti i fronti, cerchiamo di fare il possibile per superare. Io sono d'accordo, perché ogni sicurezza che viene è sempre buona, per noi e per gli altri. Sappiamo che non possiamo andare in un'altra provincia, ma poc'anzi ci domandavamo, ma se io devo andare in un'altra regione non ho una risposta in merito. Poi, per quanto riguarda, diciamo, la ristrizione di tutto ciò che sta accadendo, a me mi sta bene, mi dispiace comunque per i giovani che devono lavorare, avranno sicuramente le loro difficoltà, però è un momento negativo, insomma, ecco, questo è quello che... Poi in seguito si vedrà, adesso sono confuso anch'io con questa... perché non posso conoscere il futuro, ciò che ci riserva il Covid. Adesso stiamo arrivando a un punto non ritorno. Io spero che De Luca finalmente sia svegliato e di frenare, però di non chiudere, diciamo, i ristoranti, i bar, di avere solo più attenzione. Diciamo, lui deve dare la possibilità alle persone di sopravvivere a questo dramma che stiamo subendo tutti quanti noi. E anche a livello economico, a livello che la povertà si sta, è una cosa spaventosa. De Luca non gode proprio al massimo della mia stima, perché è troppo un esibizionista. Però tutto quello che fa brodo cercando di mettere fine a questa storia, noi non facciamo i negazionisti, mettiamo nelle mani degli scienziati e di chi ha detto. Semplicemente c'è un problema, a Torre del Greco controlli zero, però pare che stamattina, per quanto vedo, la nuova ordinanza stia funzionando, perché vedo meno gente in giro. Lei è d'accordo con la reintroduzione della sua certificazione? No, veramente la trovo una cosa leggermente stupida, perché lassù ci scrivi quello che ti pare. Abbiamo raccolto anche la denuncia sul caso di un medico risultato positivo al Covid ed attualmente ricoverato. I familiari si trovano in isolamento domiciliare, abbandonati a loro stessi ed in attesa dell'intervento da parte dell'ASL. Vorrei approfittare della situazione per fare una denuncia. C'è la famiglia Piro a via Sedivola, il cui marito è medico di base, è ricoverato in terapia intensiva o subintensiva, non lo so, ma pare che loro siano stati lasciati a loro stessi dall'ASL, per cui c'ha una ragazza con la febbre e la famiglia è chiusa in casa e sopravvive grazie alla bontà delle persone intorno. Quindi magari se si può attivare l'ASL per questa famiglia e andare a fare un tampone a sta ragazza che c'ha la febbre, tutti quanti loro, sarebbe una bella cosa.